Buonasera, iniziamo questa trasmissione. Stasera, solitamente la facciamo il mercoledì. Questa è una di queste serate insolite, diciamo. Questa è una trasmissione che andrà in replica pure giovedì e poi torneremo in diretta venerdì prossimo, diciamo. Stasera, avremo una finestra su Gran Michele, curata da Sandro Saimbene, poi daremo spazio a questa iniziativa di Firma anche tu. Liberiamo Caltagirone, Comitato dei Liberi Cittadini, raccolta firma a supporto della mozione di sfiducia dei consiglieri comunali al sindaco di Caltagirone, Nicola Bonanno. Firma anche tu. Tante persone, tanti cittadini si mettono in fila per firmare sotto il sole cocente, abbiamo avuto modo di vederlo stamattina, in particolare verso mezzogiorno e poi anche nel pomeriggio. Però la trasmissione stasera la apriamo con un accadimento che abbiamo già dato un accenno lunedì scorso con il sindaco di Ramacca, a cui do subito il benvenuto, il dottor l'avvocato Franco Zappalà. Benvenuto, grazie di essere qui con noi. Grazie a E voi, buonasera al benvenuto al telespettatore. parroco della Chiesa Madre di San Giuseppe, padre Renzo Venuti. Buonasera, grazie di essere qui con Buonasera. noi. Come andiamo? No, avevo iniziato, dico, l'inizio lo diamo a questo accadimento che avevamo già annunciato lunedì scorso col sindaco di Ramacca, perché la scorsa settimana, fine scorsa settimana, il Consiglio Comunale all'unanimità, il Consiglio Comunale di Ramacca, ha votato una delibera, una delibera di giunta fatta proprio dal Consiglio Comunale. La 57 del 28 maggio 2014 è stato deliberato un atto di indirizzo che successivamente è stato appunto ratificato, approvato dal Consiglio Comunale numero 24 del 5 giugno scorso, appunto. Il Consiglio Comunale all'unanimità ha votato l'approvazione dell'atto di donazione di un terreno vicino il Parco Wagner, tra il Parco Wagner e il cimitero, diciamo, no? Posteggio, ecco, di circa 6.000 metri quadrati per costruire una nuova parrocchia, una nuova chiesa titolata San Giuseppe, che è la chiesa appunto madre di Ramacca. Ma credo che sia più opportuno che i protagonisti ne parlino. Innanzitutto il sindaco, che è stato l'amministrazione comunale a donare alla curia vescovile, alla diocesi di Caltagirone, il terreno su cui appunto sarà costruita questa nuova chiesa. Mi pare di aver capito che sarà con i fondi dell'8 per mille inizialmente. Sindaco Zappalà. Sì, beh, innanzitutto lei nella sua introduzione faceva riferimento ad una puntata inconsueta, ha detto. Inconsueta, ecco, questa puntata di stasera con è inconsueta perché proprio domani sera abbiamo il piacere di seguire praticamente tutto il passaggio ufficiale che avviene tra l'amministrazione e tutto il cerimoniale Il religioso paese, messo il in paese. atto, ecco, dove c'è la partecipazione del paese, e poi padre Renzo ci dirà i dettagli, quelli liturgici, con la presenza di Sua Eccellenza il Vescovo, ecco, che si concluderà, culminerà con una celebrazione eucaristica nel terreno che sarà destinata alla costruzione. Intanto è stato approntato un lavoro per ospitare le migliaia Domani di sera. persone che domani sera saranno su questo spiazzo per la cerimonia religiosa, che sarà anche una specie simbolicamente la posa della prima pietra, voglio dire, no? Diciamo. Più o meno. Prego. No, dicevo in Questo non l'avevamo concordato, Padre Renzo, come vedi, manca noi ancora la andiamo pietra. così, eh? Manca la pietra La ancora. manca la pietra, ma voglio dire, qualcosa si può inventare, diciamo, ecco, sul luogo dove c'è l'altare, credo che simbolicamente possa essere la destinazione della prima pietra. Prego, In maniera simbolica. sindaco. No, dicevo, lei poco fa faceva cenno al fatto che si tratta di una trasmissione inconsueta e per certi versi quello che è successo lo è, È straordinario. sì, straordinario, nel senso che non succede quasi più che comunità pongono all'attenzione della loro azione amministrativa la realizzazione di nuove chiese. Per Diciamo giunta, se poi c'è un'amministrazione di centro-sinistra, di così. Ma ex vedi, questa è simpatica questa battuta, perché noi viviamo schiavi di stereotipi e luoghi comuni, e la cosa più assurda è riuscire a liberarsi di questi luoghi comuni. Io
la parentesi non c'entra, però la faccio visto che lei mi provoca con la battuta. Il Partito Democratico ormai è il luogo dove la presenza dei cattolici, l'aria moderata, ormai siete nuovi democristiani del terzo millennio. Esatto, dunque, perciò voglio una battuta, diciamo, siete democristiani del terzo millennio. Ora con l'arrivo di Renzi, tutto sommato. Perfetto. Dunque è anacronistica la sua affermazione. È casuale Renzo Renzi, sì. Giusto? No, per favore, sbagliano sempre, anche loro vi chiamano così. Comunque, diciamo, il fatto che sia stata di una trasmissione inconsueta lo è perché di fatto anche l'atto, l'oggetto della trasmissione, certo, inconsueta, perché una comunità che decide di costruire una nuova chiesa nel 2014 non è una notizia di attualità, non succede quasi più da nessuna parte. E dunque il fatto che questo sia successo chiaramente pone una certa attenzione, soprattutto il fatto che si pensi a questa costruzione con una sorta di incontro fra amministrazione comunale e curia denota anche questo un ulteriore passaggio, perché questo nasce grazie ad un atto di donazione che abbiamo fatto. E dunque l'aver pensato questo oggettivamente nel nostro contesto è assolutamente, dicevo poco fa, inconsueto. Basta pensare che in circa 300 anni di storia del nostro paese non si sia mai costruita una nuova chiesa e che adesso si sono poste le basi affinché ciò possa avvenire. Dunque la sua trasmissione è più che inconsueta, diciamo così, è una puntata straordinaria. Stiamo vedendo le immagini, perché stamani con una ruspa, con i mezzi meccanici, è stato un po' appianato una specie di collinetta e collocata una croce che resterà là per tutto questo tempo, diciamo, non implica la costruzione, almeno teoricamente pensiamo che non implica la costruzione. Chi parla di questo? No, io poi l'area che lei vede comunque nella foto è una parte soltanto dell'area donata. L'area donata è molto più ampia, l'area sistematica che si vede è soltanto la parte che domani sera verrà utilizzata e sistemata per accogliere i nostri concittadini, però in realtà l'area è molto più ampia, ecco questo volevo dire. Adesso posso dare la Padre Renzo. Allora, abbiamo... Intanto Padre Renzo ha lavorato tanto a Caltagirone. Sì, alla Madonna della Via. Ecco. E lì ho imparato, adesso ho capito perché, ecco, la storia, come fa il Signore la storia. Mi hanno mandato in un luogo dove si costruiva una chiesa. Sono arrivato nel momento in cui i lavori erano bloccati. Devo abituare anche a queste cose. Cominciamo a abituarci. I lavori erano bloccati, ecco, si doveva rimettere in moto nuovamente anche la costruzione della chiesa e sono arrivato anche per dare una mano a Padre Guerino, che stava male, adesso vive, ecco, nel regno della verità. E lì ho avuto l'esperienza un po' della costruzione, la fatica, comprendere un po', ecco, tutte queste realtà. Arrivato a Ramacca si vede subito che comunque la necessità, perché c'è una comunità sveglia, attenta, fervente, tanti movimenti, tante realtà, e il luogo celebrativo, ma anche la pastorale, comunque insufficiente. Lo slancio è stato dato oltre dalle necessità, perché tanto tempo che si parlava della costruzione di una chiesa, di questi luoghi pastorali, ci sono stati tanti tentativi falliti. Adesso penso ai tempi maturi, ma chi ha dato la spinta è stato certamente il nostro vescovo durante la visita pastorale, perché abbiamo più volte parlato un po', ecco, quindi è recente la cosa, sì, sì, recente, perché dopo la visita pastorale comunque è stato fatto un segno, abbiamo un pochettino, ecco, parlato un po' di questa cosa, ci siamo riuniti e abbiamo visto che da ogni parte c'era la volontà, cioè non c'era scontro, c'era la consapevolezza proprio di una esigenza, non soltanto della Chiesa, che è importante perché abbiamo difficoltà a celebrare anche la Pasqua, il Natale, infatti celebriamo sempre in maniera divisa, con videoproiezione, un po' nel salone, un po' fuori. Certo, la Chiesa di San Giuseppe è un'unica navata, è un grande salone, diciamo. È carina, ma era costruita 100 anni fa, voglio dire. Costruita per un piccolo borgo, certamente non contemplava questi 10.000 e più abitanti, diciamo, della città. E invece adesso comunque è un'esigenza, è un desiderio, e abbiamo trovato anche la comunione con l'amministrazione e abbiamo lanciato un po', ecco, questa iniziativa. Abbiamo avuto l'accoglienza di questo... Ha bisogno di un po' d'acqua, reverendo? No, purtroppo è... vedo che ti stai È da un po' di tempo che predico e la mia voce è partita. Calma, ormai calma. Vediamo se arriva un bicchiere. Ho finito la voce. Perciò siamo arrivati comunque al punto anche di avere questo terreno. Giorno 5 è stato un giorno di grazia, perché abbiamo trovato...
faccio una battuta anche io, di solito nella politica troviamo sempre, ecco, opposizione, Invece no, tutti in comunione. tutti si sono Sant'Antonio ha voluti fatto guadagnare miracoli. un posto in Infatti, ho paradiso. visto proprio questo. La prima battuta che ho dato al sindaco è stata questa. Sì. È stato così. Poi per giunta che erano tutti di sinistra, quindi Non voglio solo, ma tutti dire. quanti hanno parlato positivamente della Chiesa, del lavoro comunque. Allora questa è una cosa che fa merito non soltanto a me, Ma perché da chi poco. avrebbe avuto il coraggio di mettersi contro il Padre Eterno, voglio dire. E per Arezzo in particolare. O con Padre Arezzo. No, devo dare merito anche ai miei predecessori che comunque hanno lavorato tanto, hanno seminato bene a Ramacca, anche nella mente, nella cultura, ma anche nell'amore, nella carità. Ecco, questo è frutto, io raccolgo i frutti di predecessori che hanno veramente dato la vita, perché da poco sono a Ramacca. Lavoro tanto, è una città che mi piace, la Un anno, gente. quant'è? Sono 3 anni. Tre anni. Ah, tre anni. Tre Passa il anni. tempo. Però sono i frutti, ecco, io semino, ma raccolgo in tanti frutti di predecessori che hanno saputo veramente, ecco, aiutare e amare questa città nella maniera Questa è una giusta. bella massima che dovrebbero avere tutti gli amministratori, quelli di continuare quello che ha fatto il predecessore e seminare perché il successore possa trovare cosa raccogliere. Frutto. Io credo che questo il sindaco mi è Mai disperdere le cose appunto. buone, le cose meno buone vanno. La celebrazione. Abbiamo pensato giustamente. Nasce questa esperienza anche da un voto. Il 13 giugno dell'anno scorso abbiamo fatto un voto a Sant'Antonio dicendo perché Sant'Antonio è la chiesa. Potevamo dedicarla a chiunque, anche un santo moderno. Ma l'anno scorso, alla fine della tredicina, abbiamo fatto un voto pubblico. A Sant'Antonio ci serve una chiesa. Ecco, se tu ci aiuti, la dedichiamo. Alla vigilia della festa, che sarà il giorno 13, perciò i primi vespri, ecco, in questa tredicina. Ecco, abbiamo avuto anche questa mano provvidente che ci ha aiutati e allora per questo abbiamo scelto il titolare Sant'Antonio, anche perché a Ramacca c'è una lunga tradizione di Da devozione recuperare, diciamo. da recuperare, da ridonare in maniera comunque utile, non soltanto in quella pietà popolare sterile, ma anche, ecco, nell'insegnamento. È un santo importante, è un dottore della Chiesa, i suoi scritti sono spettacolari, oltre ai miracoli che tutti conoscono, ma c'è anche una sapienza dentro i suoi sermoni, per esempio, che sono gli scritti più famosi, più importanti. Faremo in questo modo, procederà così la celebrazione, almeno come l'abbiamo pensata. Celebreremo i vespri in chiesa, nella parrocchia, comunque quella parrocchia che ci ospita e che ospita la comunità per tanto tempo. Aspetteremo, ecco lì, presiederemo con il nostro vescovo, sarà in mezzo a noi e ci guiderà in questo cammino perché effettivamente è importante che ci sia la comunione da ogni parte. Dopo la celebrazione del vespro faremo una processione dalla chiesa fino a questo terreno. In maniera straordinaria lo faremo con Sant'Antonio. Sant'Antonio che è da 43 anni che non, da 43 anni che non c'è una processione. Si era fermata questa, diciamo, questa devozione. Invece molto bella perché è legata ai poveri, al pane. Poi c'è una cultura del pane di Ramacca, naturalmente, È no? infatti C'è la importante. famosa sagra del pane Simbrace. pure, giusto? Sì. La memoria non mi inganna, no? Ottimo conoscitore del territorio. Grazie, sindaco. E successivamente, dalla propria processione, andremo lì in questa chiesa. La croce che prima, ecco, veniva mostrata Sulla foto. sulla foto era quella che abbiamo deciso di mettere una croce come segno, naturalmente per noi cristiani, una croce con un ottagono al centro che richiama la risurrezione in sé, una croce gloriosa. È stata fatta, donata da un nostro Fatto in una concittadino in una notte, notte. magari. Cioè, ho 300 fatto un disegno e uno schizzo e in una notte l'ha creata. Devo ringraziare anche, ecco, la ditta Purello che ha donato proprio questo crocifisso. È 4, Legittimamente. non sembra, ma è 4 metri e 12. Di altezza. C'è 2 metri e 15 e un basamento, un blinto, certo abbiamo fatto il naturalmente. blindo sotto, Certo. tutto Qualcosa che naturalmente resterà là, sì, diciamo. questo diventa il segno. Sarà benedetto al vescovo Non domani, solo, quindi. ma abbiamo pensato come segno mettere una pietra sotto la croce, ma mettere anche all'interno, perché abbiamo lasciato un foro sotto la croce, una pergamena dell'evento che poi firmeremo insieme io, il sindaco e il vescovo, Vescovo. dove prendiamo l'impegno anche di continuare la burocrazia e Certo. quant'altro,
è in sé una medaglietta di Sant'Antonio, nel senso che è proprio come segno, famose ecco. medagliette di Sant'Antonio. Perfetto, lo mettiamo lì, nel senso che è come un seme, ecco, che da una parte il nostro impegno, dall'altra serve anche, ecco, questo aiuto Ma dalla come provvidenza. nella posa delle prime pietre, solitamente in questo cilindro vengono poste le monete. Sì, Lo qui sapeva, un... sindaco? Sì, però qui diciamo è meno... Vabbè, ma Noi il simbolismo è lo stesso. siamo per Il sì. simbolismo è lo stesso. Sì, segnale. Per ricordare, ecco, ma soprattutto per ricordare anche questo ringraziamento, perché effettivamente dalla preghiera alla Ci vogliono i realizzazione. quattrini, ci vuole l'argento. Ma questo non mi preoccupa, Non so questo. perché al di là della provvidenza non voglio essere superficiale. Io ho scoperto una cosa, vengo da un paese mineo, un paese che ha delle chiese belle, ma le hanno costruite queste chiese dopo i terremoti, dopo le disgrazie, Sì, cioè nel sì. momento di crisi. La Chiesa è riuscita a catalizzare le energie positive di un Le popolo. cose più belle. Allora credo che anche in questo tempo dove c'è molta angoscia, molta disperazione, ecco, trovare un luogo dove comunque investire le energie, l'attenzione, la spiritualità, ecco, anche da lì si possono attingere energie nuove per superare questo tempo che certamente ferisce anche, no? È la mente, ma anche l'anima dell'uomo. Credo che come nel passato, anche oggi questo si può riproporre alle vite dei fedeli. Naturalmente, ecco, questa è un po' la speranza. Certamente ci sarà l'aspetto economico, ma lì Quello si abbiamo affronterà come l'aiuto, tutte le cose. affronteremo in questo modo, nel senso che ancora dobbiamo metterci in moto, eh? Nel senso, dopo questa celebrazione inizieremo con il frazionamento, mettere in sesto l'atto. Sarà naturalmente l'8 per mille. Infatti anche i fedeli ricordavano, mi raccomando, firmate, Chiaro perché è questo. importante ricordare questo, perché ecco, ci daranno non soltanto la chiesa, ma l'oratorio, dove i ragazzi avranno uno spazio dove scegliere almeno se fare una vita dentro, non lo so, in una strada, una negativa, o avere un altro spazio che ti dice che la vita è diversa. Certo. E perciò dico, la costruzione un po' di questa realtà ci sarà. Il 75% viene dall'8 per mille. Che è una Oh, grande somma. Il 25% bisogna. 25%, ma sono convinto che poi quando uno inizia un'opera, Sono poi d'accordo. arriva la provvidenza, Ma l'attenzione, la la città carità, la città, stessa, la città l'entusiasmo. stessa, Sono diciamo. convinto che, ecco, poi quello viene premiato. Perciò la paura dei soldi non deve essere una cosa che Che devo frena. Sarebbe un preoccupare, errore. assolutamente, certo. Poi il Signore provvede, tutte cose noi dobbiamo fare, qualcosa Dio deve Qualcuno, farlo. qualcosa lui deve Anzi, farla, poverino. anche perché è casa sua, mica è casa nostra. Certo, siamo ospiti. Come raccordo di questa cosa, metteteci la dipendente comunale, Maria Grazia Saranitro, Dobbiamo ringraziare che è una tanto. persona che colloquia molto bene, Sì, è una ragazza splendida. sia con l'amministrazione comunale che con Perché lei fa parte della Lo parrocchia so, dai, e lavora al conosco comune, allora. perfettamente, È diventato anche questo legame, ci permette anche, conosco. ecco, di, anche grazie a questo riusciamo C'è una ad avere battuta una comunale. comunicazione diretta anche noi sotto C'è una questo battuta versante. che dice: dietro un grande uomo c'è una grande donna. Qui, dietro un sindaco, ci deve essere una brava Maria Grazia segretaria. Saranitro ha E dimostrato sicuramente, se lo di staff è valido attorno, decisamente, così come anche decisamente. Ma voglio. in più, non a caso ho fatto questo nome parlando di questo simbolismo, perché Maria Grazia. Saranitro, la dottoressa Maria Grazia Saranitro è un'impegnata in parrocchia, fa parte del consiglio Assolutamente sì. pastorale, Sì, parrocchiale, adesso si è credo, aggiunta quindi anche in questa voglio dire, in questo commissione per senso. quanto riguarda le comunicazioni e le Certo. relazioni con l'amministrazione, è meglio Quindi è di... un trentunionne di quello giusto, Certo. No, mi permetto di diciamo. aggiungere una cosa, direttore, che per raggiungere dei traguardi importanti un uomo solo non potrà mai raggiungere nulla Certo. e dunque deve circondarsi. Quello che abbiamo fatto. Quello che è successo in questi giorni, un lavoro che dura da almeno un anno e mezzo tra entrambi, ci confidiamo e ragioniamo e abbiamo cercato di capire come uscirne fuori, però abbiamo dovuto necessariamente avvalerci della collaborazione di altri soggetti. Chiaro, Io, per esempio, l'ufficio l'ufficio tecnico. tecnico ha avuto un ruolo importantissimo in questo passaggio e dunque anche qui ne approfitto per ringraziare l'attività svolta di sabato e di domenica, ci siamo chiusi per diciamo così, rispettare la tempistica che ci eravamo dati. Dunque è frutto di una squadra nel suo insieme, dalla Giunta al Consiglio Comunale, che alla fine diciamo, hanno colto e si sono messi in sintonia con questa voglia di fare e di costruire per la nostra comunità. La città come ha recepito? Allora, Ecco, la città intendo dire, non lo sto facciamo chiedendo, no, non lo sto parlare. chiedendo al parroco. Il È più fedele l'ha ricevuto interessante, guarda, bene. ci credo, l'hai raccontato. La Sincera, città, l'analisi sincera. bravissimo. Allora, c'è stata un'esplosione di gioia, perché
Cioè, la quindi gente... tutti vogliono un angolo di paradiso. Si cercava di essere più precisi. Allora, c'è stata un'esplosione di gioia, veramente, perché era una cosa inattesa. Tant'è che abbiamo lavorato in una maniera molto veloce, quasi in sordina, per raggiungere l'obiettivo. E dunque tanta gente non ci poteva manco credere. Abbiamo avuto, io personalmente... Vuoi per la tempistica, vuoi per... Sì, sì, anche perché questa discussione sulla Chiesa la facciamo da tanto tempo. Appena mi sono insediato, la prima cosa che ho chiesto al Vescovo è stato questo. A conclusione della visita pastorale, il mio intervento di saluto al Vescovo, ho posto un'altra volta la questione della Chiesa. Dunque è un tema che dal mio primo giorno, si può dire, ho posto con una certa forza. E dunque da questo punto di vista è un tema molto centrale. Però ho potuto vedere un entusiasmo, cioè commozione, gente proprio veramente commossa, emozionata all'idea che si fosse realmente segnato un passaggio importante in questa storia. Poi dall'altro... C'è un po' quello che dicevo l'altra sera quando ci siamo visti. Purtroppo l'elemento dell'invidia, della cattiveria, della miseria umana è una componente. Quelle che sono c'è. Miserie umane. Esattamente. E qui stiamo parlando di cose diverse. Lei mi ha chiesto il giudizio del paese. Lei, io gli ho detto, c'è un paese che ha festeggiato e ha gioito un momento di una festa straordinaria. E qualcuno, infatti, deve fare il bastian contrario. Esattamente. E qualcuno ha sofferto perché, insomma, ma non ci possiamo fare niente. Noi siamo... felici e fiduciosi che comunque con questo atto abbiamo dato un segnale importante al nostro paese, alla nostra comunità tutta, e dunque qualcuno ci rimane male, mi dispiace per lui, ma penso che comunque abbiamo fatto del bene al paese. Sindaco, collaborare con Don Renzi è venuti, com'è? Non è una cosa facile. Devo dire, io lo conosco. È una cosa... Io vengo due battute, Uno è stancante, dall'altro è meraviglioso, cioè nel senso uno è contaminato. Bello è che sembra che ride, sì, sembra allora, gioioso. Io quando è venuto la prima volta, ed è bello questo, e poi anche col Vescovo quando è venuto, ho detto che lui ci ha fatto un dono, lui ha donato al nostro paese, sempre parroci in gamba, devo dire, ma con la venuta di Padre Renzo c'è stata una scossa di adrenalina, ha messo in subbuglio la nostra comunità. E devo dire, per me ha agevolato tantissimo il raggiungimento di questo obiettivo, perché diciamo così, ci siamo subito trovati in sintonia su questo traguardo, su questa necessità. Cioè io l'ho posto per primo, poi lui addirittura ingalzava me su questo tema, dunque ci siamo rincorsi di fatto nel portare avanti questa battaglia. Una sintonia totale, perfetta, e su tutte le tematiche, oltre che sul piano umano, un bel rapporto, è un vero piacere collaborare con parroci così animati di sani principi, di valori, di qualità. Un catalizzatore, diciamo. Sì, allora, la generosità, darsi anima e corpo per gli altri, non è che sia diffusissimo anche tra i parroci. Dunque avere persone che interpretano in questo modo la loro missione, per noi sicuramente è un valore aggiunto, una ricchezza, un patrimonio che siamo felicissimi di avere, siamo contenti, vogliamo godercelo fino più a lungo possibile. Padre Renzo, cosa vuoi aggiungere? No, ringrazio, per me è normale, perché è proprio di natura. Ma anche per normale per me che io faccia queste domande, questa osservazione. No, dico, non è... Ognuno è la propria. No, per me, allora, io ho trovato una comunità preparata. Se mi permetto tante cose, lo diceva prima, no, la questione della collaborazione, se mi permetto tante cose è perché ho delle persone valide, formate. C'è il terreno. Sì. Allora ogni fantasia pastorale, ogni iniziativa, cioè, trovo sempre qualcuno che si fida, non è diffidenza nei confronti della Chiesa, si dona, serve soltanto, ecco, chi orienta le energie e si spinge verso, e loro si mettono tutti in movimento. Perciò ho trovato a Ramacca, ecco, una realtà che mi permette di essere un parroco. Non devo combattere contro, lo so, delle cose antiche, problematiche storiche, lotte ataviche. Tra quartiere e cose. Quartiere, non ce grazie ne sono. A Dio a Ramacca non esisto. Non ce n'è. Non siamo a Militello. Questo lo dico io. Come disse Gesù, tu lo dici. Se tu lo dici. No, voglio dire, da questo punto di vista la comunità di Ramacca è... No, è una comunità nuova, è fresca, allora sì. I movimenti... Ha preconcetti. Il Movimento dello Spirito, il Cammino Decumenale o altri movimenti tipo l'Immacolatina, Padre Pio, ecco, tutte queste persone che fanno formazione. Certo. E allora questo ha permesso anche, ecco, di trovare questa comunione con i preti. A volte, non lo so, il prete è la figura, a volte si ama, a volte si teme. Invece a Ramacca, nel prete, no, quella figura comunque di riferimento, molta gente viene. Io
ho imparato a fare il parroco a Ramacca, cioè grazie a questi fedeli. Ho scoperto la paternità grazie ai fedeli di Ramacca, tutte cose che avevo in mente, non avevo mai sperimentato. Grazie ai fedeli di Ramacca ho imparato tante cose, nella mia vita spirituale soprattutto, la preghiera, ecco. Allora non è che mi invento, avrò anche delle attitudini, certo, al lavoro, ma è proprio la comunità che mi permette di essere così, di trovare anche queste energie. Molti fedeli, anche queste opere che abbiamo fatto, le abbiamo fatte in 2 giorni, cioè certo, ruspe, camion, terre, croci. Quindi trovare subito la disponibilità, certo, vuol dire che le persone, cioè, vengono loro a dire cosa possiamo fare, non le devi, certo, cercare, pregare, non solo, ma parliamo anche di... non abbiamo speso niente, perché chi può... ecco, mette a disposizione, suo, certo, mette, ma con gioia, non è la questione né di peso né di apparire, perché nemmeno, non è che lo deve scrivere da qualche parte, lo deve dire, deve fare pubblicità, no, anzi nel segreto. E allora questo, ecco, mi rincuore, mi rendo conto che è proprio un atto d'amore, perciò ecco, questo ci aiuta anche a essere così parroci un po' più energici rispetto a... ma penso chiunque a Ramacca sarebbe un parroco anche l'ultimo dei... è no, proprio così, voglio dire, Ramacca è una bella realtà molto vivace, bene, dove, bene, c'è una generazione molto giovane anche, sì, 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 e quindi anche là la comunità c'è molti giovani, voglio dire, non sto scoprendo, l'acqua calda, anche perché questo, quindi, ci permette di guardare, certo, lontano, cioè, anche la costruzione di una chiesa non è per noi, certo, forse né io né il sindaco, non perché è passato tempo, magari mi cambiano, forse c'è più possibilità io che lui. Perché i politici cambiano più spesso, con molta velocità. Noi siamo un po' più stabili, siamo, però dico, non si sa, magari faccio la fine di Mosè, che ha visto la terra promessa e non c'è entrato. Speriamo di no, ha detto signore. Ma io voglio dire, quantomeno il mandato è di 9 anni. Sì, 3 li ho fatti. Già 3 li hai fatti, in 6 anni qualcosa, il sindaco. 3 anni li hai già fatti, il sindaco, no? Sì, abbiamo iniziato. Il no, chiedo scusa. Sì, 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 sì. Voglio dire, lui c'ha la possibilità del rinnovare. Anche io ce l'ho la possibilità. Voglio dire, bisogna, se ti votiamo, però. Quindi, ma lui è più difficile perché deve passare dal vaglio della città. Sì, no, non dal vescovo, però. Voglio dire, qua tutti mettono d'accordo col vescovo. No, sì, ma il problema, no, io capisco anche questo. Ma il sindaco, no, il sindaco è capace che fra 2 anni, per cui io consiglio al sindaco di Ramacca intanto di accelerare l'idea, di far fare una lapide di posizionamento del progetto, dove già imperitivamente resterà Franco Zapparà. Sì. Quindi questo è sindaco, come queste cose io li farei. Poi se va bene il vaglio elettorale del prossimo quinquennio. C'è viva Dio, probabilmente detto, si può vedere anche la chiesa completata, certo, ma questo vale pure per il parroco, certo, Renzo, diciamo, giusto? Ho detto, Antico, fai del bene, dimenticatelo, no? E noi comunque dobbiamo partire con questo presupposto, e poi se saranno rose... Scherziamo, ma in effetti credo che nel vostro cuore c'è la... vorreste che già fosse domani e tutto concretizzato, cioè, ma il piacere sarà appunto conquistare la meta piano piano, pietra su pietra, raggiungere un obiettivo. Se in 2 giorni, 3 giorni, perché tanto è passato, siete riusciti a trovare la disponibilità dei mezzi meccanici che facessero l'appiattimento del terreno, la realizzazione in una notte della croce e la collocazione, voglio dire, quindi si parte con il piede giusto, ma non voi due siete soltanto gli apicali, bravissimi, siete i catalizzatori di un sistema di mettere in moto tutta una città, tutta una cittadina che ambisce partecipare a questo, e credo che sia bello. Questi sono i segni che danno l'idea comunque della comunità, della partecipazione, ed è più facile farlo in una cittadina di 10.000 abitanti, quando sono più o meno 10-11.000 abitanti, diciamo. E comunque per un fine comune abbiamo interpretato, diciamo, bene il nostro ruolo istituzionale comunque. E questo è importante, diciamo, anche perché le persone hanno compreso una cosa, ecco. Avere comunque... E intanto le persone hanno compreso che nella chiesa di San Giuseppe le festività importanti là si mettevano fuori, anche per i funerali, molta gente, a me è capitato, messo fuori ad assistere alla celebrazione, era insostenibile, diciamo. Per cui la gente ha capito questo, che c'è l'esigenza di... Ma non so. L'ha capito la pubblica amministrazione per il ruolo che ricopre, l'ha capito la Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana di Caltagirone, viva Dio.
L'hanno capito le due istituzioni, laico e religiosa, e quindi si stanno trovando a operare assieme per sopperire, venire incontro alle esigenze di una comunità che è in crescita come abitante, diciamo. Quindi questo. Scusa se ti ho interrotto. No, dicevo, non solo, ma anche perché abbiamo posto. Ci sono delle esigenze a Ramacca, delle problematiche, per esempio anche problematiche sociali. Noi abbiamo, questo devo dare anche merito, no? Anche le forze dell'ordine collaboriamo molto, però ci sono alcune problematiche, faccio un esempio, quella delle dipendenze, no? È un problema. Noi abbiamo a Ramacca per fortuna anche il nostro maresciallo Antonino che è attento a queste problematiche, però una guerra non basta. Cioè bisogna dare anche dell'occasione nuova, allora creare un oratorio, creare uno spazio formativo. Che la manca. Che ma... Certo, cioè, ci sono le persone. Diventa un centro ci sarebbe giovanile, la possibilità, certo. Purtroppo ecco, vengono a mancare questi luoghi. Non è la stessa cosa che un ragazzo esce e va, dice sono in strada oppure vai, dice sono all'oratorio, ecco, è diverso. Allora siccome abbiamo le persone... Adesso servono gli spazi, questo ci darebbe la possibilità anche di dare a molti giovani, a molti ragazzi la possibilità di crescere diversamente. Oggi magari per alcuni l'unico spazio che hanno è la strada, vengono ecco, intercettati. O davanti al cimitero. O davanti al cimitero. Pure io l'ho detto questo? No, questo lo dico anche io, meno male. L'ho detto più volte, l'ho detto anche nelle omelie, è una cosa che comunque noi sempre andiamo a fare l'evangelizzazione, ma sono sempre... Certo. Delle occasioni, invece avere ecco, un punto, anche il posto, per quanto strano può sembrare, è stata scelta apposta, perché in mezzo a due luoghi tenebrosi chiaro. Si crea una luce, perché noi abbiamo comunque il cimitero, purtroppo sappiamo che è un luogo, stranamente Ramacca non usa la piazza per incontrarsi, ma usa il parcheggio del cimitero. E sappiamo anche che in mezzo alle normali discussioni che fanno, complice l'ombra, complice il buio, anche se viene illuminato, complice comunque la lontananza dal passaggio, ecco, ci sono anche altre cose, certo, lo sappiamo. Certo. Ma questa è la problematica che abbiamo sempre evidenziato, perfetto. Diciamo, da anni. Come può capitare anche il parco, anche lì... Parco Wagner, ci sono il periodo estivo che è animato, certo. Ma c'è anche tutto un altro tempo in cui comunque sono anche luoghi certo. Non sempre frequentati. Allora, ecco, così si evita, è un luogo invece frequentato da persone sane, persone che comunque ecco, hanno un'etica, almeno la ricercano, è un luogo vigilato, proposte nuove, e avere anche gli spazi interni e esterni ci dà la possibilità anche di riformulare una pastorale anche sul sociale, anche su queste difficoltà. Noi abbiamo posto già dei segni. In parrocchia è nato un centro ascolto per le dipendenze, siamo uniti a Padre Vincenzo Sorci, a Comunità della Promessa, però è una risposta a chi vuole uscire dalla droga, perciò ho già fatto un percorso all'interno negativo. Cioè fare un lavoro di prevenzione. Certo. Assolutamente, ecco, quello ci darebbe anche uno slancio in più per fare. E là praticamente discorso. L'oratorio, gli spazi di cui parlava padre Renzo, credo siano essenziali, diciamo. Cioè non c'è un posto aggregativo no, a Ramacca. Purtroppo no. Grande. Ci sono molti pub, molte cose e compagnia, però non c'è un posto d'aggregazione. Questa è la realtà. Va bene, avremo modo e occasione anche di approfondire e ritornare all'attenzione di queste problematiche di Ramacca. Intanto godiamoci questo bello momento. Questo bel momento. Mi permetterei anche di invitare tutti i fedeli della nostra diocesi, del nostro territorio, della nostra diocesi, del nostro comprensorio, se volessero partecipare domani sera a questo evento, che comunque sia un evento particolare, certo. Molto forte, molto toccante. Secondo me non è male condividerlo con il resto della nostra. So che domani ci dovrebbero essere molti parroci della diocesi. Abbiamo fatto. Allora, purtroppo ecco, i tempi dell'invito sono stati ristretti, possiamo dire. Sì, ma si è capito questo. Perché abbiamo aspettato giustamente la delibera perché non possiamo. Perché magari... E il 13 giugno era proprio a ridosso. A ridosso. Quindi allora, eravamo tra il 5 e il 6 di giugno e il 13. Anche se noi... Sant'Antonio poteva essere festeggiato il 13 luglio, forse sarebbe stato più semplice. No, rispettiamo ecco, i tempi come sono e ci sarà un significato. Corre il sito che corre il parroco. Sì, corriamo, siamo giovani. Noi abbiamo preparato tutti gli inviti, però abbiamo aspettato ecco, il giorno della... Formale delibera. È giusto che... E io credo che sarà una bella festa condivisa di tutta la diocesi, di tutto il Calatino, perché sì. Credo che sia... Il senso, lo spirito. Ma chiaramente questo, anche perché ritorniamo a una...
un vecchio argomento che io tratto spesse volte nella mia trasmissione. Ormai dobbiamo pensare avanti, e avanti significa che probabilmente comunità di 10.000, di 3.000, di 7.000 abitanti, per economizzare i territori ci vuole un unico consiglio comunale con un unico sindaco che annovera tutti i quartieri di una comunità, di un territorio. E quindi il quartiere Ramacca, il quartiere Mazzarrone, il quartiere Licodia, ma io credo che un domani sarà così, diciamo. Soprattutto per la parte dirigenziale degli uffici. Ma è chiaro questo, vabbè, ma quello sarà un sistema, diciamo, per cui ogni cosa dobbiamo viverla come appartenenza nostra del territorio, diciamo, ecco, non fare divisione ormai o pensare, è un problema che attiene Mirabella, no. Il fatto che perde il palazzo Biscari, no, è un problema che perde il Calatino, perde un pezzo, sto parlando del palazzo Biscari, è un altro argomento che trattiamo su quel versante. Va bene, allora appuntamento domani giovedì alle ore 20 nella chiesa di San Giuseppe a Ramacca, dove ci saranno i vespri per Sant'Antonio, quindi da lì ci si muoverà in processione e caso unico e raro uscirà il simulacro di San Giuseppe di Sant'Antonio. In processione si raggiungerà praticamente il nuovo terreno che è stato donato all'amministrazione comunale alla diocesi di Caltagirone per costruire una nuova chiesa della parrocchia di San Giuseppe, che sarà titolata a Sant'Antonio, sì. Sant'Antonio da Padova, e quindi là in processione si arriverà in questo terreno che è nelle adiacenze del parco Wagner, nelle vicinanze anche del cimitero del Posteggio, dove già è stata collocata una croce, simbolicamente resterà per dire che quello è un terreno dedicato al culto e alla formazione. Ecco, arrivati là, con Sua Eccellenza Monsignor Vescovo, Monsignor Calogero Peri, sarà celebrata una Santa Messa, ritengo, una celebrazione eucaristica che sancirà il momento ufficiale, appunto, di questo punto e via per costruire la nuova chiesa. Poi tutti gli aspetti burocratici ve la vedete voi. L'appello in particolare ai ramacchesi è quello di donare, ma non solo, di contribuire tutti nella diocesi di Caltagirone con l'8 per mille per aiutare anche la costruzione di questa chiesa, che non sarà l'8 per mille del 2013 naturalmente, però questo serve a accumulare negli anni successivi per attingere a fondi che serviranno per la costruzione di questa chiesa. In bocca al lupo, buon lavoro, ci vediamo domani sera e anche televisivamente ci vediamo domani sera, e quindi torneremo poi in video successivamente con un approfondimento proprio sul posto e con i cittadini e i fedeli di Ramacca. Grazie intanto a parroco Don Vincenzo è il nome d'arte, è il nome di battesimo. Il nome d'arte è Renzo. Sì. Renzo Venuti, in bocca al lupo per tutto quello che fai. E grazie al sindaco Franco Zappalà. Franco Zappalà, l'avvocato Zappalà, sindaco di Ramacca. Ci sentiamo domani. In bocca al lupo, buon lavoro. Sfruttate il tempo. Corriamo. Correte, perché non è che avete molto a disposizione, diciamo, quindi. Notte per i vostri ruoli istituzionali, diciamo, ecco. Grazie per il ricordo di questo tempo che abbiamo e grazie per l'invito. Grazie, buon lavoro. Pausa pubblicitaria, ci vediamo subito dopo.